Ritrovati amici di tutti i giorni della mia vita. Quante cose da fare quando si deve organizzare un matrimonio, vero? Sempre meglio muoversi con largo anticipo, pensando al look e all'acconciatura giusta. Sentiamo i consigli di un esperto. Il gran giorno richiede un'acconciatura ad hoc. L'importante è affidarsi ai professionisti dell'hair styling che creeranno il look che meglio si adatterà al viso e ai lineamenti della sposa per renderla unica e speciale nel giorno più bello della sua vita. Qual è oggi la tendenza per l'acconciatura della sposa? Guarda, oggi le spose solitamente quando vengono da me portano delle immagini alle quali loro si riferiscono. Io solitamente guardo il viso, guardo il vestito, che è molto importante. Chiedo sempre come sono i fiori, i colori dei fiori, per decidere che tipo di ornamenti mettere. In questo caso la ragazza ha un bel viso e si possono fare comunque tantissime acconciature. Le acconciature che vanno adesso possono essere da capelli sciolti, molto naturali, perché le ragazze chiedono molto il naturale, essere comunque come sono tutti i giorni. Oppure acconciature molto particolari, come quella che in questo momento starò per fare alla ragazza. Vi prendete cura anche del look dello sposo? Certo, anche perché comunque adesso l'uomo ha preso molta più fiducia in se stesso e vuole essere comunque bello e curato. Infatti le beauty farm sono piene di uomini che si curano e prendono molto, molto seriamente il loro look. Ormai sei uno stilista affermato. Come e dove nasce la tua passione? Nasce 16 anni fa. Io ho iniziato nell'Accademia di Milano, l'UNASAS, dove ho frequentato per 3 anni. Dopodiché ho lavorato in vari saloni molto importanti a Milano, in via Monte Napoleone, e ho lavorato, visto che io sono di Arona, ho lavorato in negozi di Arona, a Borgo Manero. Io adesso collaboro ormai da quasi 3 anni in un'azienda, si chiama Brelil, faccio parte di un gruppo, il gruppo Eccentric. E io, insieme ad altri stilisti, siamo in 7 stilisti tutta Italia, da Roma, da Milano, da Torino, da Domodossola. Andiamo in giro per l'Italia, facciamo le aule formative per altri amici parrucchieri e in più facciamo anche tante sfilate, come per esempio la sfilata che abbiamo fatto l'anno scorso in Croazia. Sono degli show formativi step by step dove lavori in pedana e dove si fanno comunque l'alta moda, dove si uniscono i vestiti, i trucchi e le acconciature. So che ti occupi anche di Domo Sposi. Certo, Domo Sposi è un mio personale progetto. Io mi occupo di Domo Sposi perché sono il promotore di questa iniziativa. Siamo tanti artigiani che seguiamo la sposa e lo sposo nel loro percorso. Quindi chi si affida a noi potrà partecipare comunque a delle promozioni che possono essere degli sconti, oppure possono essere comunque un inserimento nel mondo dello sposo o della sposa, che tante volte si tralascia dei particolari, tipo dove andare a prendere la torta, dove andare per il ristorante, a chi affidarsi per le foto, per i video, il trucco e il parrucco. Francesco, so che hai pettinato le ragazze al ballo delle debuttanti di Stresa e qui con noi abbiamo una debuttante 2011, Alice Zanotti. Potresti farmi qualcosa stile Gattopardo? Ed eccomi pronta! Grazie Francesco, sei proprio un artista del capello! E dopo aver sperimentato io stessa la professionalità e la bravura del nostro ospite, vi lascio adesso ai consigli di un fotografo. I preparativi, l'attesa, l'ingresso della sposa in chiesa, lo scambio degli anelli, il taglio della torta,
momenti indimenticabili e unici per fissare con uno scatto un'emozione. Perché affidarsi ad un esperto, fotografo, professionista nel giorno più bello? Di sicuro l'evento del matrimonio è un giorno più bello, ma anche è un giorno irripetibile, perciò è importante che venga immortalato da un esperto fotografo che sappia gestire e collaborare con gli sposi per ottenere delle belle immagini nel tempo e nei ricordi. In genere i futuri sposi chiedono un servizio fotografico classico, tradizionale, oppure cercano qualcosa di nuovo e di originale? Ma c'è da dire che nell'era digitale ci sono tante innovazioni e tanti sistemi. Io sinceramente ormai l'80% dei matrimoni gli sposi scelgono il fotolibro perché è un bel pacchetto ed è molto carino da vedere e la qualità è molto alta. Una curiosità, che tipo di macchina fotografica utilizzi? Io uso ormai gli apparecchi fotografici digitali, ho delle Nikon con un bel parco d'ottiche. Il bello delle macchine digitali è che adesso si può lavorare anche in situazioni molto svantaggiose, con della qualità sempre ottimale, e lavorando poi anche col computer si riescono a ottenere degli effetti che prima non si potevano ottenere. Ad esempio, quali effetti si possono ottenere? Allora, portando poi le immagini sul computer si possono elaborare e si possono ottenere quelle che le foto che si facevano una volta in bianco nero, in seppia, con i vari viraggi, cosa che prima bisognava usare due pellicole. Che tipo di rapporto si instaura tra te e gli sposi? Beh, è importante che il fotografo abbia un rapporto molto privilegiato con loro, perché devono poi alla fine lavorare assieme, perciò per ottenere delle belle immagini bisogna trovare un feeling perfetto tra io che sono il fotografo che le devo immortalare e loro che comunque si devono lasciare fotografare. Il bello è che si vede subito dai primi scatti, dove magari lo sposo o la sposa sembrano un po' impacciati, e poi subito automaticamente diventa una cosa molto carina, loro sono molto a loro agio, si ride, si scherza, perciò questo evento diventa anche una cosa simpatica ed è anche bello sia per noi che fotografiamo loro, ma anche per loro poi a mettersi in posa, a trovare una bella situazione e scherzarci anche sopra. Il matrimonio è un qualche cosa di bello per loro, ma anche per noi, perché poi alla fine entriamo in feeling in diverse situazioni, perciò è carino questa cosa e noi ce la mettiamo sempre tutta. Ci troviamo nella Valle dei Pittori, la Valle Vigezzo, che si presta molto bene alla fotografia. Sì, senz'altro la Valle Vigezzo è uno dei posti favolosi per scattare delle immagini, qualsiasi angolo è particolarmente adatto per fare le immagini, specialmente di matrimonio. Ci sono delle pinete, ci sono dei paesaggi favolosi, ovviamente noi poi ci spostiamo anche in altre zone. Ora la parola all'avvocato matrimonialista Patrizia Testore. Gli accordi prematrimoniali sono delle convenzioni economiche che devono valere in caso di annullamento del matrimonio o di divorzio. Hanno un valore quando vi è una sentenza di annullamento del matrimonio da parte del tribunale ecclesiastico, e allora possono essere fatti valere a seguito della delibazione anche dai coniugi nello Stato italiano, e mentre in caso di matrimonio civile non hanno alcun valore e possono essere però utilizzate come indicazione da parte del giudice in caso di determinazione dell'assegno a favore del coniuge più debole.
Quelle che invece hanno una grande importanza sono le convenzioni matrimoniali che sono previste dal Codice Civile. In assenza di convenzione, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni fra coniugi, cioè dei beni acquisiti durante il matrimonio dagli stessi, con esclusione dei beni pervenuti in successione e in donazione. E questa attraverso appunto una convenzione può essere invece stabilita la separazione dei beni già nello stesso momento celebrativo del matrimonio. Termina qui questa puntata di Tutti i giorni della mia vita. Grazie per averci seguito, vi aspetto alla prossima.